E allora, sempre in diretta, dicevamo, sono appena iniziati i funerali a Potenza di Elisa Claps. Elisa Claps è scomparsa nel 1993, è stata trovata morta nel marzo del 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, proprio a Potenza. Allora ci colleghiamo subito con il nostro inviato a Potenza, Pino Finocchiaro, che stamane segue appunto i funerali. Pino, allora, sono iniziati i Sì, funerali, Silvana, no, i quante... funerali non sono ancora iniziati perché ancora il corteo funebre non è arrivato qui in Piazza Don Bosco, nel rione Verde Ruolo. I funerali si celebreranno, come ci farà vedere adesso il collega operatore di ITA 76, qui su questa piazzetta che è il sagrato della chiesa di Don Bosco. È anche una scelta, oltre che per permettere a tutti di essere presenti, è anche la scelta un po' anche in polemica con i tanti silenzi della Chiesa Potentina che in questi 18 anni non ha aiutato le indagini, anzi molti dei depistaggi sono venuti anche probabilmente da chi poteva sapere all'interno della Chiesa. Infatti fa molto discutere l'idea della Chiesa Potentina di costituirsi parte civile nel processo Claps. La verità è che in questo momento tutti aspettano il momento dell'addio, il momento del saluto a Elisa Claps e forse quelle che sono le polemiche, ma soprattutto il dolore fortissimo per un'ingiustizia che si è protratta per 18 anni e che nel frattempo ha consentito a quello che è il presunto assassino di Elisa Claps di uccidere ancora, che comunque ha ucciso ancora. Ricordiamo che è stato condannato all'ergastolo con una sentenza esemplare in cui il giudice ha detto lei non deve più uscire dal carcere. Quindi probabilmente se non si fosse atteso tanto tempo, quello che è il presunto assassino di Elisa Claps non sarebbe diventato poi l'assassino di Eva Barnett in Inghilterra. E questa è una cosa che fa molto riflettere. Adesso i funerali saranno celebrati in maniera emblematica, se vogliamo anche, da due persone che sono state molto vicine alla famiglia di Elisa Claps, cioè Don Luigi Ciotti e Don Marcello Cozzi. Ciotti sappiamo è il fondatore di Libera, è il promotore nazionale di Libera, mentre Marcello Cozzi è il responsabile di Libera in Basilicata. Generalmente Libera si occupa soprattutto di mafie, ma tra le mafie ci sono anche le cricche, ci sono anche i poteri forti, i poteri occulti, e i poteri occulti hanno avuto un ruolo fondamentale nel riuscire a depistare le indagini sulla scomparsa di Elisa Claps. Se avete altre domande da studio, vi richiederemo la linea non appena inizieranno i funerali. Grazie Pino Finocchiaro, allora ti auguriamo buon lavoro, seguiremo con te i funerali appena inizieranno, ci affacceremo su questa chiesa che avete visto, ci ha descritto molto bene Pino Finocchiaro, un funerale dunque esemplare per una vicenda esemplare, una vicenda intricatissima, dal retroscena ancora tutti da chiarire. Grazie Pino Finocchiaro.